Se vi è un dato che l'istruttoria ha consentito di chiarire, è che Saman Abbas non è stata uccisa per essersi opposta a un matrimonio combinato forzato. È un elemento che nulla toglie e nulla aggiunge alla gravità del fatto. Nelle motivazioni della sentenza sull'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana assassinata la notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021 a Novellara, i giudici di Reggio Emilia delineano chiaramente i dettagli del caso. In primo grado, il padre e la madre della ragazza sono stati condannati all'ergastolo, mentre lo zio è stato condannato a 14 anni di reclusione. Nelle 612 pagine delle motivazioni, i magistrati mettono in evidenza: gli imputati Abbas Shabbar e Shahin Nazia, ancora latitante, hanno letteralmente accompagnato la figlia a morire. Non si esclude che sia stata la madre l'esecutrice materiale del delitto. La Corte ritiene infatti che, pur persistendo alcune incertezze su chi abbia materialmente ucciso Saman, sussiste una trama densa e serrata di plurimi e convergenti indizi, che consente di ritenere che i genitori e lo zio Asnain Danish sono parimenti e pienamente coinvolti nell'omicidio e compartecipi della sua realizzazione. Sulla dinamica dei fatti, i giudici affermano: la decisione di uccidere Saman sarebbe stata concordata dai genitori nel corso delle telefonate con lo zio. Questo lo dimostrerebbero le condotte dei due in occasione dell'uscita di casa con la figlia, documentate dalle telecamere la notte del 30 aprile 2021. Può dirsi indiziariamente accertata la comune volontà degli imputati di commettere l'omicidio della loro stessa figlia, la presenza di entrambi sul luogo del delitto e il comprovato apporto fornito alla realizzazione dell'evento. La Corte, presieduta dal giudice Cristina Berretti, sottolinea che sono eloquenti ed espressivi le movenze e il contegno dei due, ripresi dalle telecamere. Dalle immagini emerge chiaramente la figura materna che, con determinazione e fermezza, blocca con un gesto risoluto il marito e si addentra sulla carraia con Saman, per quel minuto che non consente di escludere che sia stata lei l'esecutrice materiale. Il marito, visibilmente tormentato, assume atteggiamenti che denotano la drammaticità dell'evento, ma rimane inerte, osservando senza intervenire. Questo conferma la sua completa adesione psicologica all'accaduto. Come accennato, Saman non è stata uccisa per essersi opposta al matrimonio con un cugino trentenne, ma per la relazione intrapresa con Ayub Saqib, conosciuto su TikTok, e per il desiderio di lasciare la casa. Nelle motivazioni della sentenza, il contesto familiare della vittima viene descritto come chiuso, ancorato a tradizioni culturali del paese d'origine, che tuttavia, prima dell'epilogo drammatico, non aveva mai manifestato segnali di comportamento estremo. La Corte evidenzia un nucleo familiare legato a determinate tradizioni che, pur non reagendo in maniera violenta alle trasgressioni della ragazza, si mostrava più incline a sopprimerle che a sanzionarle. Gli inquirenti stessi non avevano interpretato il contesto familiare come allarmante, non essendovi stati episodi pregressi di violenza o segnali di pericolo. Inoltre, i giudici fanno riferimento al fratello minorenne di Saman all'epoca dei fatti, considerando la sua testimonianza inattendibile e poco affidabile. C'è il fondato sospetto che le sue dichiarazioni siano state condizionate dalla paura di essere coinvolto lui stesso nella vicenda e dalla preoccupazione di tutelare i genitori, nella fondata convinzione di essersi ormai conquistato la fiducia degli inquirenti, accettando di accusare soggetti come Nomanulak Nomanulak e Ikram Ijaz, i cugini assolti, di cui aveva professato prima l'innocenza. Nelle motivazioni della sentenza emerge anche che Saman si sarebbe sentita abbandonata da tutti, perfino dal fidanzato, che sembrava interessato a un'altra ragazza.